Filosofia e musica si fondono attraverso l'incontro tra due importanti figure storiche, Nietzsche e Bizet, analizzate dalla scrittrice e cantante Nunzia D'Alessio nel libro Nietzsche, interprete di Bizet. L'autrice si è interrogata sul perché la musica di Bizet avrebbe colpito Nietzsche al punto di causare un'adesione così entusiastica e totale da determinare la frattura insanabile del suo rapporto con Wagner, suo precedente modello di riferimento musicale ed artistico. Il libro è stato presentato durante un evento organizzato in collaborazione con l'Accademia Musicale Nocerina presso la Hall dell'Hotel Sole di Nocera Inferiore. Io sono arrivata a questa conclusione attraverso uno studio di 4 anni sulle epistole del filosofo stesso, sulle epistole del filosofo Friedrich Nietzsche, e poi ovviamente è stato un percorso particolare perché, essendo anche soprano e ovviamente avendo già cantato anche quest'opera di Georges Bizet in vari concerti, così sono arrivata a cercare l'anello di congiunzione tra la Carmen e Friedrich Nietzsche, ed ho scoperto che non solo Friedrich Nietzsche aveva cominciato la sua carriera come musicista, come compositore di musica, e poi ovviamente è diventato il grande filosofo che noi conosciamo, e ha cominciato proprio ad esaminare lo spartito della Carmen di Bizet. Ci sono tutte le epistole che io ho raccolto, ho commentato dal tedesco gotico, da volumi del 1912, tradotti, commentati e dimostrati. E qui, insomma, diamo una figura di un personaggio umano amante della musica. Non tutti sanno che Friedrich Nietzsche aveva cominciato al ginnasio di Pforta da giovanissimo gli studi musicali, ovviamente anche quelli umanistici, perché lui seguiva di pari passo. La sua famiglia, proprio la famiglia del giovane Fritz, come lo chiamava il padre affettuosamente, aveva proprio cominciato a fargli studiare la musica, e quindi automaticamente c'è sempre stato questo amore da parte sua, però poi ovviamente l'ha legato con i principi della sua filosofia. Stiamo cercando di far vivere nel nostro piccolo, con le nostre forze, sotto il punto di vista culturale, attraverso appunto queste attività musicali e culturali.